Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Alfonso Lamanna, che la dedica alla sua ragazza Sara. Il film di cui vuole che parli è del 2012 ed è quella perla gigantesca in stop motion di Tim Burton che è Frankenweenie. Frankenweenie narra la storia del piccolo Victor Frankenstein, che ha in Sparky il suo vero unico amico, che vive in questa città dominata dal buonismo, ma da una borghesia in realtà simile a quella di Edward Marie Forbice, a quella che descrive sempre Burton, in realtà che nasconde molta crudeltà. Cosa succede? Sparky un giorno muore. Lui, dopo aver assistito a una lezione in cui un professore riporta quasi in vita una rana con l'elettricità, decide di riportarsi in vita il suo bello Sparky. Il problema è che chiaramente è ricostruito il tutto e lo deve tenere nascosto agli altri perché tutti sanno che è morto. Di lì in poi i vari avvenimenti che vedranno poi la città andargli contro e tutto il resto, insomma. Questo è un film meraviglioso. Il nostro Burton ritorna nel 1984, aveva girato il cortometraggio appunto Frankenweenie, che già all'epoca voleva girare in stop motion, ma che la Disney li bloccò perché gli costava troppi soldi. Allora questa sua idea l'ha riportata appunto nel 2012 e la Disney stessa, che lo aveva licenziato, in realtà gliel'ha pagato, quindi deve essere stata una soddisfazione meravigliosa per il nostro Tim Burton, che qui trova uno dei suoi film migliori degli anni 2000 sicuramente. Tornando alle origini, riesce a raccontare dei personaggi fantastici. Il piccolo Victor Frankenstein non è assolutamente il Frankenstein legato al potere, anzi il potere al limite è quello che vogliono i compagni di classe. Lui è legato all'amore, al sentimento verso il piccolo cucciolo che vuole riportare fuori, e non vuole creare qualcosa di diverso, ma semplicemente riportare in vita ciò che ha sempre amato. E questa è la logica del cinema bartoniano, insomma, è la ricerca della morte, la ricerca di una visione della morte sempre pop, sempre glam, sempre gotica in un certo senso, ma divertente, come poteva essere in Beetlejuice o nella Sposa Cadavere. Qui Frankenweenie è un film che funziona benissimo, un film fantastico, una stop motion eccezionale, una grafica incredibile, le citazioni, i nomi da vabbè, uno che sembra Vincent Price proprio come disegnato, il professore, la bambina che si chiama Van Helsing di cognome, insomma è lui che si chiama Frankenstein chiaramente. L'idea proprio del cinema bartoniano, secondo me, in questo Frankenweenie ritorna fuori fortissima, l'animazione lo aiuta nel creare un mondo distorto, un mondo piegato alla volontà del regista, un mondo quasi caligariano in un certo senso, perché anche qui l'espressionismo e comunque il cinema dell'Universal degli anni 30 la fa da padrone nell'estetica e anche nelle musiche e nel montaggio. Tim Burton fenomenale per un film secondo me eccellente, un cartone animato magnifico. Insomma, al solito la diversità per Burton è una cosa importante e rende le persone migliori. La normalità al solito è in realtà una gabbia nella quale tutti siamo chiusi, ma una gabbia che in realtà non ha assolutamente lucchetta dalla quale tutti potremmo uscire se volessimo. Questo secondo me è il messaggio del grandissimo Frankenweenie, un film bellissimo che giustamente il nostro Lamanna dedica alla sua ragazza Sara, lo dedico anch'io a Sara, insomma. E che dire di più? Burton per me continua a essere un grande e questo Frankenweenie ne è una conferma assoluta.